Nel filone del cineturismo, l'ultima opera di Francesco Gagliardi con set a Pompei e nel Salernitano. Nello di Costanzo. Mettere in vetrina le realtà locali, dai prodotti tipici alle bellezze artistiche attraverso i film, è il cosiddetto cineturismo, ossia visitare le più belle location dei set cinematografici per riprovare l'emozione filmica. Secondo alcuni studi vi sono oltre 100 milioni di viaggiatori, soprattutto americani e inglesi, che ogni anno abbinano la loro vacanza alla ricerca dei luoghi dei charter. Partendo da questo dato, la regione Campania sta cercando quindi di dare nuovo impulso alla cinematografia, quella che mette in primo piano il patrimonio culturale campano, con le sue risorse naturali e paesaggistiche. E nel solco del cineturismo si inquadra l'ultima opera di Francesco Gagliardi, regista nato a Pertosa, in provincia di Salerno. Una commedia brillante destinata al grande schermo, girata interamente tra la provincia di Salerno e Pompei, in luoghi ricchi di arte e storia, ma purtroppo poco valorizzati. Movimento, L'ira d'Achille, è una commedia brillante con un cast artistico d'eccezione quale Francesca Ghillemi, Francesco Pannofino, Tony Sperandeo, Vincenzo Soriano, Barbara Enrichi, Gabriele Corsi del Trio Medusa, Ciro Petrone di Gomorra, Andrea Roncato e altri. E cercheremo appunto di valorizzare i luoghi e i territori campani a me cari, visto che sono nativo della provincia di Salerno.